Signore e signori, buonasera dallo stadio dei Pini di Viareggio, da Alessandro Marinai, la quarta amichevole stagionale per gli azzurri di Marco Giampaolo, che viene a far visita al Viareggio, neopromosso in Serie D. Viareggio, la perla del Tirreno, una formazione un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo visto nelle prime uscite amichevoli, anche se stando alla disposizione in campo dei giocatori azzurri si dovrebbe insistere sul 3-5-2. Da Sevile Sciapi si accentra l'attaccante del Viareggio, poi prova il destro, non colpisce benissimo, facile la parata di Skorupski. Lancio ancora lungo, continui lanci da parte dell'Empoli, però fino a questo momento infruttuosi. Pallone che nel frattempo è terminato al di là della linea di fondo, sarà calcio d'angolo, il primo della serata per gli azzurri. Va alla battuta Ronaldo. Tutto il Viareggio nella propria area di rigore, dove ci sono 5 giocatori dell'Empoli. La battuta di Ronaldo, gira sul primo palo Shadiliz. Diana per Gorelli, lancio di Gorelli per Sciapi, area di rigore, Sciapi il sinistro, gol. Viareggio in vantaggio al 40° del primo tempo. Diversi giovani nel Viareggio, perché Chimenti, Morbidelli ma anche Benedetti sono tutti classe 97. Ronaldo, Shadiliz, carica il sinistro, una bomba che sbatte due volte sulla traversa e poi termina in rete, gran gol da parte di Levan. Sono i suoi. Non è il cambio massiccio, ma entra solo Maccarone. Probabilmente c'è qualche problema per Piu. Ecco l'avvicendamento al 12° minuto della ripresa. Sì. Poi Martinelli in mezzo per Borghini. Maccarone tocca il suo primo pallone, il tocco in profondità per Signorelli, poi Picchi il sinistro e c'è il gol. Il gol di Picchi al 13° e il pallone che si è infilato in fondo al sacco. Ripetiamo, Pelagotto in porta, difesa con Lorini, Tonelli e Martinelli. Centrocampo Bittante a destra, Mario Rui a sinistra, gli interni sono Zinischi. Intanto seguiamo la conclusione di Croce, alzata in angolo da Cipriani. Difesa della Viareggio schierata all'altezza del limite dell'area di rigore. La battuta di Croce per Maccarone, che trova il terzo gol al 26° minuto. Questo è uno schema di punizione provato e riprovato più volte. Poi Croce, ancora Diusse, lancio per Mario Rui che è salito a sinistra, palla dentro, Maccarone, gol. Big Mac firma il 4-1 al 33°. Ed eccolo il fischio di chiusura da parte del signor Melillo di Pontedera. Si chiude sul 4-1 per l'Empoli il confronto dopo l'1-0 del primo tempo.